duro colpo alla medicina omeopatica che in Italia vanta un fatturato che sfiora i 300 milioni all'anno. A partire dal 1 gennaio 2019 potranno essere venduti solo i rimedi omeopatici inseriti nel prontuario dell'Agenzia del Farmaco, proprio come succede per i medicinali tradizionali che si acquistano con la ricetta del dottore. La rivoluzione è già iniziata e nel giro di qualche mese si prevede un crollo di sciroppi e granuli venduti in farmacie ed erboristerie. Si passerà dalle circa 9.000 specialità disponibili all'inizio di quest'anno ad un massimo di 3.000 per la fine del 2018. E già scatta la polemica da parte delle aziende produttrici che si aspettano spese in aumento e rischio di crisi per le più piccole. Addirittura ci potrebbe essere la chiusura della produzione e la perdita di posti di lavoro in alcuni casi, visto che la registrazione dei singoli farmaci all'AIFA è costosa. In questa prima fase si è deciso di farla pagare alle imprese 1.000 euro, ma in futuro si salirà a 10-20.000 a farmaco. Le aziende omeopatiche inoltre sostengono che sia stata attuata una normativa che va a penalizzare soprattutto l'industria italiana, lasciando invece carta bianca alle aziende straniere che in Europa sottostanno a regole e condizioni economiche meno stringenti. Nel frattempo bisognerà organizzarsi e abituarsi al nuovo corso, visto che 2 preparati su 3 saranno presto tolti dal commercio, effetto della scure sul mondo della medicina non convenzionale, nata in Germania alla fine del 700, ma apprezzata dagli italiani così tanto da essere usata da un connazionale su 6, per lo più donne, per curare soprattutto raffreddori, dolori articolari ed allergie.